Vittorio, che avevo chiamato prima, era il deputato Sgarbi, che dovrebbe illustrare l'ordine del giorno 38. Non c'è. Quindi passiamo alla deputata Bisa, ordine del giorno 144, lei la parola. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, membri del Governo, è veramente surreale, voglio ribadirlo nuovamente, che noi stiamo parlando in quest'Aula di questo decreto e fuori ci sono aziende che chiudono, professionisti in grosse difficoltà senza nessun tipo di aiuto. E questo è giusto che i cittadini che ci ascoltano lo sappiano. È surreale che ci sia una maggioranza distante dal paese reale. È surreale che ci sia una parte della maggioranza oggi non presente in quest'Aula che voterà a favore di questo decreto per smantellare quel decreto Salvini e decreto immigrazione che aveva nel precedente governo votato a favore. E questa è una cosa veramente vergognosa solo per far sì che voi rimaniate attaccati a quelle poltrone. Vede, Presidente? L'esame di questo ordine del giorno è di particolare importanza, sia per una questione procedurale dell'iter del provvedimento all'esame, sia per le modifiche di merito. A livello procedurale, perché è importante l'esame? Perché è la prima volta in cui viene esaminato questo articolo, essendo stato bloccato l'esame in prima commissione all'articolo 6 di questo provvedimento, perché avevate fretta di dare il mandato al relatore affinché riferisse in assemblea, e questa è l'ennesima vergogna di questo provvedimento. È stata una discussione strozzata in commissione e questa è un'altrettanta vergogna. Ecco l'importanza dell'illustrazione di questo ordine del giorno che ora vi spiego nel merito. Vedete, siamo in Parlamento dove la forma è anche sostanza e non aver permesso alla Commissione Giustizia di lavorare in congiunta con la prima Commissione è stato veramente riduttivo per l'apporto che Commissione Giustizia poteva portare a questo provvedimento. Infatti l'articolo 7 di questo decreto va a modificare l'articolo 131 del codice penale, articolo che era stato modificato con i decreti Salvini e aveva ampliato l'applicazione della norma escludendo l'attenuità del fatto per i reati contro i pubblici ufficiali. Sappiamo che non è la prima volta che in quest'Aula, in questa legislatura, si parla di pubblici ufficiali e l'intento dei decreti Salvini, che ora con questo decreto clandestini state smantellando, era proprio quello di cercare di tutelare tutti i soggetti che rientrano nella disciplina e nella categoria dei pubblici ufficiali. Quando la Lega col decreto Salvini aveva modificato l'articolo 131 bis del codice penale, cosa aveva disposto? Aveva disposto che un soggetto che offendeva un altro soggetto, quell'offesa non poteva essere ritenuta di particolare tenuità del fatto nel caso di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale. Quando appunto il reato era commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni. Quindi, se una persona offendeva un'altra persona, pubblico ufficiale, nell'esercizio delle proprie funzioni, non gli poteva essere applicata la tenuità del fatto. Ma voi cosa volete? Ma cosa vuol dire questa tenuità del fatto? Giusto perché tutti lo sappiamo, che noi volevamo tanto venisse esclusa per tutti i pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni. Era una causa di non punibilità. Quindi noi volevamo che chi agiva con resistenza, violenza, minaccia e oltraggio verso un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni fosse punito. Non ci vedo nulla di strano o fuori luogo su questa norma che avevamo introdotto. Voi invece cosa volete fare? Dite, va bene, puniamo, ma non più colui che agisce nei confronti di un pubblico ufficiale, ma solo nei Concluda. confronti di un ufficiale
o di un agente di pubblica sicurezza, o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle pubbliche funzioni. Grazie. Grazie a lei. Ha chiesto di parlare la deputata Marrocco.